Non ci sono angoli nel cielo se lo guardi a testa in su. Ma se ci metti un dito tra te e l'infinito non lo vedi più. Passano le nuvole, gli uccelli, sono i soli che... Il Partito Democratico di Calbuto esce dal congresso con una posizione netta, che è quella di alternativa e costruire l'alternativa all'amministrazione Punzi. Questo è diciamo, il dato fondamentale emerso da tutti gli interventi che sono stati fatti qui nella bellissima giornata che stamattina abbiamo vissuto e si è conclusa in tarda serata. Questo è il significato di come davvero c'è stata una discussione ampia, una discussione diciamo che ha toccato non solo l'aspetto locale, quindi la politica locale, ma ha trattato anche la situazione nazionale, la situazione regionale in cui viviamo e la drammatica situazione provinciale, diciamo, dove sostanzialmente tanti interventi sono stati fatti su come davvero la situazione provinciale, quindi l'amministrazione Monaco, sta diciamo conducendo la provincia a non risolvere completamente i problemi che oggi ci sono in tutto l'ennese. Diciamo che abbiamo lanciato dei messaggi chiari al presidente Monaco, invitandolo davvero a cambiare rotta, perché l'amministrazione provinciale è immobile di fronte ai problemi dell'ennese, di fronte ai problemi dei lavoratori. Abbiamo preparato un documento ufficiale del congresso dove abbiamo espresso la solidarietà per la questione Francis e abbiamo proprio lanciato questo tema, dicendo che la provincia, quindi l'amministrazione provinciale, è lontana da non solo da tutti i problemi dell'ennese, ma anche dai problemi, diciamo, dei lavoratori, soprattutto in questa vicenda. Entro al finale di un film, io e te. Mi ha fatto molto piacere il fatto che i consiglieri comunali non solo sono stati presenti stamattina, ma gran parte sono venuti anche a intervenire nel pomeriggio, e credo che sia una dimostrazione come a tanti di questi consiglieri mancava parlare di politica, e io per questo sono davvero felice e soddisfatto dell'organizzazione, di come è andata oggi. Addirittura stamattina abbiamo avuto, oltre i consiglieri provinciali, la presenza del senatore Crisafulli, dell'onorevole Galvagno. Tutta la giornata è stato presente il segretario Giuseppe Arena, il quale ci ha tenuto a concludere i lavori oggi pomeriggio, di non pensare solo e continuare a dire che siamo alternativi e vogliamo essere alternativi a questa amministrazione, ma dobbiamo iniziare a pensare quello che sostanzialmente non sta facendo questa amministrazione, cioè pensare ai progetti, a cosa serve, pensare alla circonvallazione, pensare alla viabilità, pensare oggi che è impercorribile le strade regalbutesi. Il Partito Democratico di Regalbuto non dice sempre no in consiglio comunale, perché ha l'obiettivo di vincere e andare e porsi al centro di un progetto ambizioso per le amministrative del 2012.